Allora, adesso l'ultima presentazione di questa prima sessione e come avete visto dal programma c'è cioè una prima le, la sessione del mattino e del pomeriggio sono organizzate in una prima sessione e poi Stavo in dicendo. un'altra che è chiamata Esperienze e Progetti dove si susseguiranno degli interventi brevi su applicazioni, progetti specifici e quindi insomma saranno diciamo, una modalità di presentazione più veloce. E adesso Claudio Agnoli, già l'avete conosciuto prima, è dell'Università di Pavia e anche appunto ISCO Italia. Grazie. Grazie. Ho le slide in inglese. Slides are in English, so I hope we can use both languages. E questa presentazione è in collaborazione con la mia amica Laura Zambianchi, che è una giornalista locale, e un'insegnante di lingue e che è di Broni. Come vedete, la cosa è determinante. Allora, un'introduzione sulla appunto organizzazione della conoscenza, Knowledge Organization, che è questo campo che negli ultimi decenni è stato individuato un po' dalla convergenza, dalla sovrapposizione di diverse sottodiscipline. Noi qui credo che in maggioranza veniamo dal mondo delle biblioteche e la biblioteconomia e le scienze dell'informazione sono sicuramente una parte della knowledge organization, soprattutto anche nella tradizione, insomma, da cui molti derivano, per la parte appunto dell'indicizzazione per soggetto, e quindi sicuramente siamo in tema. Io dico indicizzazione per soggetto perché ormai semantica nel mondo di internet vuol dire altre cose, quindi secondo me rischia di confondere, di non farci capire all'esterno, quindi per soggetto. Poi però anche nelle singole scienze ci sono persone che si occupano di tassonomia, la parte sistematica per esempio di della zoologia, della botanica, della linguistica e anche qui abbiamo a che fare con problemi simili, cioè di come strutturare i concetti, le relazioni fra i concetti, no? Creiamo alberi tipicamente. L'immagine è l'enciclopedia di Diderot e d'Alembert che, oltre alla sua presentazione alfabetica, in realtà sottende tutto un sistema di relazioni gerarchico e anche con rimandi. Quindi il problema, diciamo, del navigare nei concetti, come sappiamo, c'è già da molto tempo. Infatti anche nella filosofia il problema generale di classificare le scienze, quindi se vogliamo il livello più alto della conoscenza, più generale, naturalmente coinvolge molti filosofi, da Comte a altri più recenti, o addirittura da Aristotele. Quindi abbiamo sicuramente un lato anche filosofico, teorico, diciamo, dell'organizzazione della conoscenza. In particolare poi nella filosofia c'è la branca dell'ontologia che si interroga su come l'essere o il mondo si possa analizzare in categorie, per esempio i processi, le proprietà, gli enti, e quindi in fondo anche questi sono problemi molto generali di organizzazione della conoscenza. Poi sappiamo che il termine ontologia è stato mutuato poi nell'informatica e sono diventate le ontologie digitali che noi conosciamo. Questo è interessante questa derivazione del termine perché in realtà degli aspetti filosofici ci sono, anche se poi magari spesso in informatica non sono tutti espliciti. E dalla tradizione dei database, dal problema di come strutturare i dati nei database, si è arrivati a porsi il problema di come definire queste strutture di dati come concetti e quindi ontologie, che sono anche loro un tipo di sistema per l'organizzazione della conoscenza. COS, avete visto che questo termine è già KOS, sta girando perché ormai a livello internazionale, per fortuna, secondo me, è impiegato per indicare qualsiasi tipo di strumento, appunto, sia le classificazioni soggettarie dei bibliotecari, sia le tassonomie, sia le ontologie, eccetera. Ed è utile perché proprio perché in realtà i principi sono alla base, sono un po' comuni, dovrebbero essere comuni.
E poi naturalmente abbiamo anche la linguistica, sia per l'ambito terminologico, che sappiamo che ha anche a che fare con i nostri soggettari e tesauri, e sia anche per la semantica lessicale, quindi i vocabolari delle nostre lingue, perché sono strutturati in un certo modo, che relazioni ci sono fra una parola e l'altra. Quindi insomma, discipline molto varie che si intersecano in questo campo che ormai è abbastanza consolidato. Allora, altra slide molto ampia e generale. Noi organizziamo la conoscenza, ma questa conoscenza in genere la intendiamo veicolata dai documenti. Una volta a un congresso ISCO ho parlato con Thomas Tusa, che mi ha detto sì, dei documenti, a meno che non consideriamo la mnemotecnica medievale, quindi indicizziamo anche la memoria, però normalmente insomma indicizziamo libri o cose, no? Ecco, però libri, ma non solo libri, come dice il sottotitolo di questo convegno, dovremmo dire più in generale documenti. È vero che noi abbiamo in mente il libro, ma sappiamo, come stiamo vedendo, che ci sono le risorse audio, video, online, ci sono gli archivi, ci sono i musei, quindi ecco, adesso questa espressione LAM o GLAM, Galleries, Libraries, Archives and Museums, è molto appropriata, perché i contenuti conoscitivi possono essere non solo nei libri ma anche in altri tipi di documenti, o anche nel caso, come nel famoso esempio di Susan Brie, anche l'antilope nello zoo, quindi in realtà anche le piante negli orti botanici o gli animali negli zoo, non in quanto tali ma in quanto sono esposti per rappresentare la loro specie, il loro tipo di organismo, sono in fondo come degli oggetti nel museo, quindi sono documenti che... Tra l'altro questa antilope in realtà non fu pubblicata per la prima volta da Susan Brie, ma dal suo allievo Robert Pages, poi come ha ricostruito Michael Buckland, che è attualmente a livello internazionale il maggiore teorico di che cos'è il documento. Questo è l'originale invece libretto di Susan Brie, che era uscito dopo, però comunque da allora ci interroghiamo: un documento non è solo un libro, no? E ci sono anche casi estremi, ho fatto l'esempio dello zoo dell'orto botanico, ma per esempio qui siamo nell'Appennino in provincia di Genova e siamo al Museo del Bosco. Allora, è un museo, ma che cosa espone questo museo? Ma in realtà non è altro che una recinzione attorno a un vero bosco vivente, quindi a questo punto il documento che cos'è? Tutto il bosco? Ma allora appunto qualsiasi cosa può essere un documento, dipende se viene considerato tale e soprattutto se viene presentato come tale, quindi anche addirittura un intero insieme di piante viventi potrebbero diventare dei documenti. E ritorna Eleanor Roche, poiché appunto il libro è probabilmente il nostro prototipo di documento, ma la teoria dei prototipi ci dice che appunto un concetto ha un esempio tipico, ma anche poi tutta una serie di altri casi. Quindi cosa sono i documenti? Ma sono libri e le cose come i libri, ma magari anche dei boschi. Ok, allora già in un articolo di qualche anno fa mi ero interessato appunto di che cosa possa significare indicizzare per soggetto dei documenti che non sono esattamente quelli che di solito immaginiamo. Diciamo, mi viene anche da un'esperienza di ricerca nel tempo libero con amici sulla musica tradizionale dell'Appennino, delle quattro province, quindi sempre in questa zona non lontana dal genovese, dove naturalmente non ci sono molte fonti, no, su questa musica, perché è popolare, quindi non è che uno può cercare il libro o il trattato su questa cosa, bisogna un po' crearsela la conoscenza. E per esempio è capitato di trovare informazioni in archivi di polizia che raccontavano che nel Settecento c'era stata una rissa, avevano fatto il verbale dell'intervento del gendarme che, interrogando una persona, risultava questa persona di mestiere suonava questa cornamusa, e quindi solo da quello noi sappiamo che in quel posto, in quell'epoca, c'era una cornamusa locale. Oppure ci sono affreschi, per esempio questo viene dalla provincia di Torino, in un particolare si vede questa cornamusa che oggi non esiste più.
Tutto questo perché c'è una tipologia di cornamuse del nord-ovest Italia, diciamo, senza entrare nei dettagli, che comunque ha delle caratteristiche sue che non è quella, non sono quelle delle cornamuse più note ancora oggi nel centro-sud Italia. E quindi per questo sono interessanti e vengono studiati. Altre fonti, altri documenti che sono fonti un po' particolari sono delle marionette che si trovano in un museo a Torino, dove si vedono dei presepi, credo personaggi di un presepio, e uno di questi personaggi suona la cornamusa, ma stranamente questa cornamusa ha caratteristiche diverse. Per darvi un'idea, le caratteristiche si capiscono perché i bordoni, che sono questi componenti, lui qui ce n'è uno solo, ma ce ne possono essere di più, sono inseriti in punti diversi, che sono le zampe della capra con cui è stata fatta, con la pelle, mentre in tutto il centro-sud Italia, se voi fate caso, tutti questi bordoni escono da un unico punto, e quindi questa tipologia è diversa, non è la cornamusa che oggi troviamo nel centro di Torino. Allora, da dove saltava fuori? Oppure addirittura dei sipari, e questo è l'argomento della presentazione. Ecco, allora, la zona di cui vi sto parlando, delle quattro province, è questa qui, che è appunto a cavallo fra quattro province e anche regioni, perché è nell'Appennino, tra Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia. Mentre invece Broni non è in montagna, è una cittadina in provincia di Pavia, però vicina, dove c'è la Stella Verde, vicina. Allora, a Broni mi ero incuriosito qualche anno fa, perché avevo letto una notizia su un giornale locale che era stato recuperato questo sipario. Praticamente a Broni c'è un piccolo teatro, tuttora funzionante, il Teatro Carbonetti, e era stato recuperato questo sipario dell'Ottocento, sul quale erano raffigurate delle scene di una festa popolare. E questo, insomma, sapendo che c'è tutta questa tradizione musicale nelle vicinanze, mi aveva incuriosito. Questi sono degli appunti, appunto, sulle informazioni raccolte su questo sipario, che non è più utilizzato come sipario, però è stato restaurato e adesso esposto come fondale del teatro stesso. Allora, finalmente sono riuscito a avere un'immagine poi di questo, adesso ci arriviamo, un'immagine di questo sipario per capire se ci dà informazioni interessanti. Ecco, qui c'è a Broni c'è una ricostruzione della storia di questo sipario, che appunto è stato realizzato da un pittore nel 1884 e poi per un certo tempo utilizzato come tale, poi era stato dimenticato e nel 2012 è stato restaurato ed esposto. E appunto, come diciamo qui, non siamo lontani da quest'area di musica tradizionale. Allora, ecco un dettaglio, diciamo, grosso della scena, non è tutto il sipario, ma è buona parte. Effettivamente vediamo che c'è questa scena di una festa, in realtà la festa è già un po' elegante, perché c'è anche un cameriere, eccetera, però c'è, se si guarda bene, c'è questa orchestrina, che era frequente all'epoca, con un violino, un contrabbasso e un signore che suona uno strumento, sembrerebbe conico. Quindi la cosa interessante, infatti, è quello che speravamo di trovare, cioè che c'è questo strumento conico che potrebbe, i dettagli qui sono difficili da vedere, però potrebbe essere collegato al oboe popolare che si chiama pifero delle quattro province, che effettivamente è suonato tuttora nell'Appennino alle spalle di Broni. Allora, adesso non diamo la soluzione delle mie, se questo è il punto a cui siamo arrivati, però la cosa su cui volevo riflettere è che questo sipario è un documento che ci sta dando delle informazioni su una ricerca in corso. Quindi come facciamo? Però come faremo a recuperare domani queste informazioni? Dobbiamo indicizzare i sipari? Non credo che sia una pratica corrente, o meglio, ci sono informazioni, come abbiamo visto, su questo sipario, ma su una storia particolare, locale, che difficilmente troveremo dentro un database di altre informazioni musicali. Quindi i contenuti sarebbero rilevanti, per esempio, per una ricerca sulla musica tradizionale, e potrebbero ovviamente essere connessi con informazioni da documenti completamente diversi, a cominciare dai libri o da documenti d'archivio, come quello del verbale di polizia,
o da musei dove ovviamente potrebbero esserci questi strumenti in carne ed ossa, diciamo. Ma naturalmente non è che possiamo scrivere in Google oboi o pifferi o quello o cornamuse e trovare il sipario di Broni. Ecco, un altro caso che è un po' collegato, che può farci riflettere e che viene in questo caso più tradizionalmente dall'OPAC dell'Università di Pavia, è questo, che è un, in questo caso è un libro, Gli arazzi della battaglia di Pavia nel Museo di Capodimonte a Napoli. Allora, d'accordo, è stato indicizzato correttamente, direi, con la classificazione di Huey nelle arti decorative, no? gli arazzi in quanto tali, però oltre a questo potrebbe essere interessante anche che cosa rappresentano questi arazzi, e come dice il titolo rappresentano la battaglia di Pavia, quindi d'accordo è una rappresentazione artistica, ma potrebbe dare informazioni anche di tipo storico. E infatti nella nostra biblioteca, che è una biblioteca in realtà di ingegneria, architettura, quindi non è direttamente interessata all'arte degli arazzi, l'abbiamo anche collocato in una sezione che è Storia di Pavia, perché secondo noi i nostri utenti lo potrebbero trovare come tale. È chiaro che può essere corretto separare l'indicizzazione, la classificazione del contenuto in generale, che è condivisa in tutta Italia e che interessa, quindi non è che 746 sia sbagliato, però il suggerimento è, ma anche che cosa è rappresentato in questo arazzo può essere interessante come ulteriore informazione, e l'abbiamo messo nella collocazione, quindi un campo che può cambiare di biblioteca in biblioteca. Quindi qual è il problema se io cerco quindi informazioni sulla storia di Pavia oppure sulla musica tradizionale e non le trovo? Ovviamente difficilmente le troverò, no? Nei due casi. Il problema è che ovviamente noi cataloghiamo di solito in database diversi, un conto è l'OPAC oppure il catalogo del museo, che però è di solito in una fonte diversa e naturalmente usa sistemi diversi. Come è stato detto giustamente dalla professoressa Salaba, i COS normalmente utilizzati non sono pensati per un tipo di risorse non testuali. Per esempio, recentemente è uscito questo articolo sulla rivista Knowledge Organization che analizza come la classificazione di Huey e la classificazione della Library of Congress, quindi le due più usate negli Stati Uniti, e in parte nel mondo, trattano i film di finzione, e il risultato, insomma, è secondo questo autore Higgins abbastanza problematico, cioè non sono state pensate per indicizzare i film d'autore, se non appunto sottofilm o aspetti di genere, ma non tanto che potrebbero interessare anche per il contenuto. E diciamo, in una linea di pensiero simile, con Patricia De Almeida abbiamo recentemente analizzato l'indicizzazione di un testo di fiction, che è poi il romanzo Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi. Ecco, il romanzo Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi, che è ambientato a Lisbona negli anni 30, dà molte informazioni di tipo storico sulla storia del Portogallo. Ma naturalmente nei nostri OPA non è catalogato sotto storia del Portogallo, perché è narrativa. Quindi proponiamo, come anche tanti altri autori, che anche i contenuti della fiction si possano considerare nell'indicizzazione per soggetto. Allora, generalizzando un po' il discorso, possiamo dire che l'organizzazione della conoscenza ha una serie di dimensioni di cui stiamo parlando in questi esempi.
E quindi una cosa sono i fenomeni di cui ci interessiamo, no? Quindi il contenuto, lo strumento musicale nel sipario di Broni o la battaglia di Pavia, e quindi la chiamiamo dimensione beta dei fenomeni. Questi fenomeni sono trattati con una certa prospettiva, per esempio stiamo parlando di strumenti, la prospettiva è la storia della musica, quindi la disciplina di solito o l'approccio. Poi, a loro volta, questi contenuti sono rappresentati in documenti, che possono essere libri, ma anche affreschi o sipari, eccetera, eccetera, e questi documenti sono contenuti in collezioni, quindi abbiamo il catalogo della biblioteca, il catalogo del museo, il catalogo dell'archivio, o, ahimè, il catalogo dei sipari di teatri, che forse non è stato ancora fatto. Ma che cos'è che potrebbe collegare tutte queste cose fra di loro per una utopistica ricerca dei contenuti trasversale? E l'unica dimensione comune è quella dei fenomeni, cioè gli strumenti musicali li posso trovare sia sul libro che sul sipario che in altre cose, perché ovviamente le prospettive, i documenti e le collezioni invece variano. Quindi questo significa che noi dovremmo pensare di indicizzare questi contenuti per fenomeni. E infatti la classificazione per fenomeni è uno degli approcci che io e altri ricercatori stiamo proponendo, che è un po' alternativa alla classificazione tradizionale per discipline che noi troviamo nella Dewey o nella LCC o nella CDU, eccetera. No, perché il libro sugli arazzi della battaglia di Pavia per discipline va sicuramente in arti decorative e quindi si perde l'informazione sul fenomeno battaglia di Pavia. Allora, un'anteprima, stiamo in questo gruppo di ricerca sulla classificazione Integrative Levels Classification, che è uno schema sperimentale che però è per fenomeni che stiamo sviluppando. Stiamo creando questa interfaccia di dimostrativa più che altro proprio di video su YouTube, e quindi ci colleghiamo anche al caso precedente per dare un esempio un po' immediato, no, di come uno potrebbe sfruttare questa classificazione per fenomeni. E quindi qui ci saranno una serie di video su eventi della tradizione popolare diciamo europea, dell'Europa occidentale, attualmente ce ne sono un po' italiani, portoghesi, francesi, eccetera, e comunque la cosa che ci interessa è che saranno indicizzati con questo sistema per fenomeni. La Integrative Levels Classification è una classificazione generale, ancora in evoluzione, ma comunque è già utilizzabile, a faccette libere. A faccette libere vuol dire che si può collegare che qualsiasi argomento può essere collegato diciamo liberamente, non siamo vincolati all'interno della gerarchia di una disciplina. Ora non abbiamo tempo di entrare nei dettagli, e appunto può essere utilizzato per indicizzare qualsiasi tipo di documento, quindi non soltanto libri, e in questo caso direi che applicarla a dei video che è anche una scelta, diciamo, di immediatezza per poter pubblicare qualcosa che tutti potranno capire come funziona, perché è su internet, però è anche un tipo di documento non tradizionale. Ok, allora possiamo tirare le conclusioni di questi vari aspetti che abbiamo toccato. Quindi, innanzitutto, l'organizzazione della conoscenza non è solo organizzazione della conoscenza di libri, altrimenti ci bastava la tradizionale teoria bibliotecaria, bibliografica, anche se sicuramente la tradizione deriva molto dalle classificazioni bibliografiche, quindi per esempio anche la struttura della ILC in realtà si basa per molti aspetti, ovviamente le gerarchie, le faccette anche sulla tradizione delle classificazioni bibliografiche, però il concetto di knowledge organization si può applicare anche ad altri tipi di documenti. Tra questi tipi di documenti ce ne sono anche alcuni inattesi, come appunto i sipari o come gli affreschi o come le statuine di presepio, che possono a volte dare, potenzialmente potrebbero dare delle informazioni importanti. E quindi ci sarebbe bisogno anche di una indicizzazione e organizzazione
loro. Beh, è stato accennato anche in esempi precedenti, quindi che ci sono anche dei COS, quindi degli schemi che vengono sviluppati magari in specifici progetti per alcuni tipi di queste risorse. Purtroppo però non sono di solito interoperabili con quelli tradizionali bibliografici. Quindi, anche se mi rendo conto che questa è una direzione, insomma, di sviluppo abbastanza di lungo periodo, però se noi cominciamo ad assumere l'approccio per fenomeni, cioè indicizziamo il contenuto delle cose, gli oggetti di studio e non soltanto i generi, le forme, i tipi di documenti, le discipline, possiamo avvicinarci a una interoperabilità anche tra diversi media, cross mediale, un altro termine che viene dagli architetti dell'informazione, che mi sembra attinente. E bene, direi che abbiamo detto tutto.